Salve ragazzi e ragazze, come va? Spero tutto bene, benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Nicolas e oltre ad essere un make-up lover, come potete vedere, sono anche un parrucchiere. Prima di cominciare vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok se avete voglia. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a reagire ai capelli di Stella Cini. Stella Cini sarà effettivamente pelata? Lo scopriremo all'interno di questo video, solamente guardando. Prima di partire col video, ci tengo a dire che la prima parte di questo video è sponsorizzata da Airburst. Airburst non è altro che un brand che parla di capelli, un brand che produce prodotti per capelli e un brand che io sto amando, e questo ve l'ho detto anche su Instagram, motivo per il quale mi dovete seguire. I primi due prodotti di Airburst di cui vi voglio parlare sono questi due, che sono shampoo e conditioner. Lo shampoo, raga, mi piace tantissimo. Trovo che lavi bene i capelli, ha una buona azione districante ed è stato appunto creato per chi vuole far crescere i capelli, per chi vuole mantenere i capelli lunghi e forti. Mi piace veramente veramente tanto, infatti lo potete vedere da come è ridotta la confezione, infatti ne ho utilizzato tantissimo, ce li ho da praticamente la fine di agosto, li sto testando. E su Instagram ve ne ho parlato diverse volte. Mentre invece il conditioner trovo che snodi bene i capelli senza appesantire, quindi anche lui mi sta piacendo veramente veramente un sacco. Anche la profumazione, raga, è top. Il secondo prodotto del quale vi voglio parlare è il siero per ciglia e sopracciglia. Come potete vedere io ho tantissime sopracciglia e anche le ciglia sono abbastanza lunghe. Purtroppo però a causa dell'utilizzo prolungato delle ciglia finte le mie ciglia si sono indebolite veramente tanto e ne stavo perdendo tantissime. E questo siero mi ha aiutato tantissimo, giuro, a provare per credere. Per chi ha le ciglia che come le mie sono deboli e magari anche un po' sfigatine, questo siero aiuta tantissimo per quanto riguarda la crescita e la forza delle vostre ciglia e delle vostre sopracciglia. Io l'ho messo anche sulle sopracciglia perché anche se sembro Elio, raga, mi piacciono comunque folte, quindi meglio correre ai ripari prima di perdere anche quelle. L'ultimo prodotto del quale vi voglio parlare sono le vitamine di Airburst. Lo sapete, io su questo argomento non mi sono mai esposto tanto perché trovo che le vitamine per capelli siano una cosa un pochino medica più che da parrucchiere. Quindi questo è stato, come posso dire, un test per questi prodotti di Airburst. Io ho le Unicorn Vegan Hair Vitamin perché volevo vedere se effettivamente funzionassero. All'inizio di settembre, nel periodo di settembre, ho perso tantissimi capelli e questo che vi lascio ora è la foto di quanti ne perdevo a settembre, come potete vedere erano anche viola, e questo invece è quanti ne sto perdendo ora. Raga, io più di così, più di consigliarvele non posso fare, sono veramente dei prodotti ottimi. Ne sto perdendo, come potete vedere, molti di meno. Li sento più forti e meno fragili e quindi raga, secondo me dovete fare scorta. Lo sapete, io non sponsorizzo mai prodotti in cui non credo, anche perché io ci metto la faccia, quindi se il prodotto poi non funziona, la responsabilità è mia, ma se vi consiglio qualcosa, lo sapete, lo faccio perché i prodotti sono validi e funzionano. E infatti volevo dirvi che per questa settimana, che è appunto la settimana del Black Friday, è già attivo sul sito di Airburst il 2x1. Cosa significa? Che per ogni prodotto o bundle acquistato, uno vi viene regalato. Quindi se prendete per esempio il bundle con shampoo, conditioner e le vitamine, uno lo avrete in regalo, quindi ne avrete uno vostro più uno in regalo, completamente gratis. E inoltre utilizzando il codice NICO15 avrete un ulteriore sconto sui prodotti, quindi se acquistate questi prodotti, che vengono circa 50 euro questi tre prodotti sul sito di Airburst, avrete questi altri tre prodotti in regalo e in più il 50 euro se andate al checkout e inserite NICO15 avrete anche uno sconto, quindi li pagherete di meno con la spedizione anche gratuita. Quindi fatemi sapere assolutamente se li proverete e approfittate della promo del Black Friday perché non ve ne pentirete, amiche a casa. Detto questo, raga, trovate tutti i riferimenti come al solito nell'info box e niente, io direi di cominciare col video. Quando questo video di Stella è stato caricato, siete esplosi sul mio Instagram e mi avete mandato almeno una trentina di messaggi con scritto: Nico, devi vedere il nuovo video di Stella. Devo dirvi la verità, un pochino sono andata a sbirciare, però non ho visto tutto il look. Quindi, come al solito, io mi sposto di lato e andiamo a vedere il video assieme. Eccomi qua, raga, mi sono spostato di lato e andiamo a vedere il video di Stella. Io, come al solito, vi faccio apparire qua a fianco ciò che vedo io dal mio telefono. I think that's all of it. Okay.
I just do something stupid? It's No, vabbè, raga, ma quanto è buona Stella con i capelli così? Io non ho parole, raga, ma perché è così bella Stella? Io la amo, lo sapete, you know. Okay, who am I kidding? No, this isn't real. Just okay, but you guys already knew that. You can see the line right over there. No, okay, I'm joking, guys. This is a ball cap, clearly. Wow, that's a wild look, Stella. Seriously, but Raga, però, diciamoci la verità. Sembrava effettivamente vero, sembrava che lei si fosse rasata completamente i capelli. Io, raga, senza parole, perché Stella sarebbe capace, ecco, di farlo, è per quello che io mi preoccupo, ma sarebbe stata bene lo stesso, ecco. let me explain. Hello, let's shave our heads. Today we're going to try to fool people into thinking that I shaved my head, went bald, got rid of my career, basically. I've been kind of toying with the idea of shaving my hair, going for a bald look for quite a while. I've even been teasing it and hinting it on Instagram, and so many of you guys have been very encouraging. A few months ago, I did a video of my brand new pixie cut, wherein I did my very best to fool you guys or the world into thinking that I cut off all my hair into a pixie cut, then bleached it and dyed it gray. And to be fair, I was very proud of myself because I think I pulled it off. For a few weeks after that, many people were really surprised that my real hair was back. They were like, "What the hell? I thought you cut your hair." Today, we're gonna kind of go along the same lines and try to pull off a bald look and tried to sell it. That is today's video. Why did I opt for a bald look? I know that hair is my entire life. I know that. But I don't like the notion that the minute you have a bald look or you shave off all your head, all your beauty goes away. Hair is not beauty. It is not, you know, it doesn't give you a beauty. Hair, especially for me, is a creative outlet. It is a very, very beautiful, incredible medium of art that I could work with, but if I shave it all off, doesn't mean that I shaved off all my prettiness. Su questo, raga, concordo anche io. Anche a me piace tantissimo giocare con i capelli, sperimentare con essi, essere creativo, provare tecniche diverse, colori diversi, texture diverse. Quindi, raga, anche io adoro tantissimo la creatività, il fatto di avere i capelli colorati mi piace un botto. PS, ho anche tagliato i capelli, amica. Andiamo avanti. You know? So we're gonna try to figure out if we're gonna bring bossy, badass vibes to a ball look and have people react like, "Oh my god, she looks so beautiful. Oh my god, despite the fact that she has no hair, she still looks amazing." You know, that kind of a notion. Why am I not actually shaving my head? Because I have a couple more things planned for my hair, and I kind of need hair on my head to do that. So today we're gonna try to do it with bald caps. Yes, I'm gonna be the first one to say I've never worked with bald caps. Why are you? Ugh. But it's gonna be a first for me, and I'm really psyched for it because I am really, really curious if my abilities Non è can. così facile lavorare con questo tipo di attrezzatura perché l'ho visto guardando Glow Up, la serie su Netflix, e non è per niente facile lavorare con questo tipo di cappucci, chiamiamoli in questo modo. Raga, è un casino, soprattutto da attaccare qua davanti, ma soprattutto da far sembrare vero. Reach up to that of an actual artist. I'm not quite sure how realistic I can get it, but regardless, I know for a fact it's gonna be super fun. First thing that I ordered is this Mehron bald cap package. I mean, yeah, he's bald. It has a bunch of stuff in it. Look. I thought I was gonna have to buy all the adhesives and everything separately, but it actually came all in one thing. I've got spirit gum, liquid latex remover, some color correctors, some applicators. So basically, I have literally everything I need in here. I also got a bald cap. However, because of the fact that I've never done this before in my life, I figured I'm gonna mess up a couple times, so I also got more bald caps. Let's shoot a quick before and after look so that I can fool people accurately. Here, let's sell it to you. Soprattutto, raga, adoro il fatto che Stella si metta sempre in gioco e spero di non avere rossetta rossa nei denti. Soprattutto perché questo è shimmer, è luminoso,
pazzesco. Comunque, Stella mi fa sempre ridere perché si lancia in queste sfide mai provate prima e riesce comunque sempre a cavarsela in modo molto molto buono, in modo positivo. Lo faccio io, raga, Pinella is the way. Bad. So, I'm gonna go with the method of just concealing it kind of like this and just basically working with it from the front because I think it's gonna be easier that way. By the way, this is how my hair color is fading out, i.e. it's not. It's just present. My hair is still exactly the same color and my roots are growing out. Look at how much hair I've got. People tell me my hair is gonna be damaged. Honey, I've got enough hair to last me 7 lifetimes. I'm good. First thing we're gonna do is wet our hair, I think. I've watched this in a video. I'm literally just saying, I've got hair down my boots. I watched a video and in it, it said to wet your hair, which makes sense. We need our hair to be slick as heck. Let's go. It's an interesting look. I kind of like it. Next thing that I saw in a video, and that makes sense, it's common sense, I'm gonna go in with a pretty strong gel to gel back literally any hair. This is gonna be for these bits here. I can feel them. Oh, look at my earrings. Oh my god. Hi. If you want, I'm gonna link these below. Link my earrings below. If you're interested, put me in a bill. Anyway. Now I'm just gonna take a rubber band and seal it back. I look so put together. Raga, quello succedeva anche a me quando legavo i capelli. Ora ho tagliato, quindi non è che mi sia rimasto molto, anche perché questi sono abbastanza corti. Però raga, questa cosa mi è successa un botto di volte. Now really just to seal everything in, I'm going to go in with one last layer of hairspray to make sure that every single hair is gone. Okay, so when I brought this out, these creases were really worrying me, obviously. Heads don't crease. At first I was really worried, but then I watched some video. Raga, non vorrei dire, ma sembra una cosa un po' porcellina. Quel cappuccio. Videos on YouTube and I learned that you can just blow into it with a hair dryer. This didn't do anything. Doing nothing. It is just as creased as before. So now I'm just gonna try it on and see if maybe if I stretch it out all the way, the creases will go away. The creases stretch out, guys, I think. So let's just cut up to my eyebrows at least, because... Okay, so I feel like if I cut... Beh, raga, io mi sento male. E mi sento male ancora di più perché sto tagliando con quelle forbici che sicuro sono affilate come katane giapponesi e tipo ti tagli la testa in due, come è successo a me. This much, it should be fine. Okay. Make sure we have nothing on it. I'm just going in with some micellar water and a cotton pad, round, whatever. I've never used this stuff before, spirit gum. Basically, you can use this prosaid liquid latex to adhere it to you. Adhere this thing to this thing. This thing being my skin. Allora, io non ne so niente di questo tipo di cose, ve lo dico, però penso che lei dovesse andare più vicino alla sua attaccatura, perché, come posso dire, sarebbe stato più simile il risultato, penso. Ora sta attaccando con del latex, protesi, mettiamolo in questo modo, alla testa. Don't apply it on your hair, Stella, that would be stupid, I think. This is gonna be the trickiest bit, molding it. Che poi quello è lo stesso prodotto, se non erro, che si utilizza per chi magari fa make-up scenografico nelle tipo bruciature, tagli, ferite all'interno tipo della pelle, della mano, eccetera.
putting it around our ears. Basically, what I'm gonna do is I'm gonna kind of cut it similarly to how I would cut a wig. So like this, and then like that, and then like that. Again, apply the hair. Okay, we're getting somewhere. Getting somewhere. Let me just try to get similar results on this side and then work from there. Comunque tutto si può dire, ma la bravura di Stella, la sua manualità sono incredibili. Io mi chiedo come faccia veramente. L'avete visto da Pinella che io non ce la posso fare con... Non ce la posso fare, basta. I'm just gonna continue trimming away basically up to this mark and going like so. I am going to overlap it quite a bit onto my forehead. I think that's a good idea. I wouldn't know, but let's try. What do we think? You look cool? You look questionable is the right word. Now I need to cut here, which is going to be a massive pain. Because what the hell am I gonna cut here, you know? You know what I'm saying? Did I cut off too much? No. Okay, great. So now this I'll just literally cure it like so. Mi spacco, sembra un taglio di quelli anni 80 con la coda dietro, tipo il mullet. Io mi spacco. Ok, so now that I'm at this stage, I need to basically blend this into my skin. Liquid latex, I've heard that this thing stinks, but I'm kind of eager to try it. It smells exactly like the bald cap, so I'm not gonna say anything. Let's basically see if I stipple liquid latex on it in a really fine sort of a manner, can I conceal the edges? This to me looks like it's going to be very bumpy. I have a feeling this is actually a bit old because it's like lumpy. Sì, infatti, no, forse mi sono confusa con lo stesso, col prodotto precedente, comunque questo intendevo dire, che questo è il latex, come potete vedere, se increspato eccetera, lo si può usare per ferite o trasformazioni, tipo non lo so, magari un graffio qua, una ferita di là, eccetera. Poi c'è chi ce l'ha veramente, come me, che ho la testa divisa in due, molto bene. And as you can see over here, it's just as clumpy. Oh my god! Okay, let's try remove it somehow because this thing is clumpy as heck. The thing is, this liquid latex is looking so gooey that I have a feeling it's very stale and that's why it should be more liquidy. But I really want this to work. So we're gonna make this work again. I don't actually know if it's working or if it's doing something. I'm still very skeptical. It's so gooey. Is it meant to be this gooey? It is probably very stale. I have a feeling it's working a bit over here. It does feel quite a bit smoother. I did my best to blend it in, but the latex was just really, really thick and gooey and just absolutely not working. I have a feeling if it was like fresh, it would have worked beautifully, but because it was so like stringy, I have all these like ridges. Regardless, I'm gonna go ahead and... Vi dico la verità che se io avessi in qualche modo la possibilità di realizzare questo look o fossi Stella, la cosa che farei sicuramente sarebbe stata quella di coprire o anche le sopracciglia, oppure in qualche modo schiarirle, tipo utilizzando magari un correttore più chiaro, proprio per fare l'effetto un pochino, come posso dire, non so, per completare il look tipo bold. Non lo so, io lo farei così. Anche perché su Instagram, non so se la seguite, spero qualcuno di voi la segua, c'è una creator olandese che si chiama Celine,
Bernantes, comunque e lei raga è pazzesca, crea sempre i contenuti per Nabla Cosmetics, lei ha i capelli praticamente rasati a zero e quando si decolora anche le sopracciglia è una bomba atomica. Do my best to color correct. I'm just gonna go with it and see if I can make this work. At least I can get a picture. I can edit this out and just go from there. I'm really hoping I'm at that part of the video where I'm doubting myself and just basically condemning the entire project because it's going so well, but I persevere and I go ahead and I finish it all off and it's gonna look bomb. I'm really hoping that's the case. I am now going to go ahead and powder this all. Vi dico la verità, raga, non so se io avrei incipriato, perché con la cipria comunque tende a seccare questa zona tra la protesi e appunto la pelle, quindi secondo me si vede ancora di più poi la linea. Io l'avrei lasciato almeno in quella linea umido il fondotinta, senza settarlo con la cipria. Non so poi magari se avrei fatto magari una stupidaggine enorme, però io vi dico quello che avrei fatto io. How I'm gonna make this work, I have absolutely no idea. Do you want to see what I look like right now? That's what I look like right now. I'm gonna wash my hands and half my body because I'm covered in powder. Oh yes, the rest of my face. Then we can get started with the actual makeup portion of the video. Is it weird to say that I'm not even shocked? Like, I'm just doing all of this and I'm just taking it all in and I'm just not even fussed about this. Probably because whenever I wear a wig cap, this is kind of what I look like. And I also know that makeup would pull it all together. If this here was okay, was better, I could have made it work. Let's get into makeup. I'm really hoping makeup's gonna do something, please. Un'altra cosa, raga, che non mi è piaciuta, o meglio non ho ben capito, è il fatto di utilizzare due fondotinta diversi tra quello che ho applicato sulla testa e quello che ho applicato sul volto. Per rendere il tutto più uniforme io avrei utilizzato un fondotinta per appunto viso, collo, testa eccetera, proprio per uniformare, mentre invece comunque si vede lo stacco, se possiamo dire così. Vi ripeto, magari mi sto sbagliando, però questa è una mia impressione. Three, two, one, booyah baby! Oh wait, you can't see anything. Booyah baby! No vabbè raga, ma quanto sta bene, è fantastica. Trovo che comunque anche il make-up, ma anche poi gli accessori diano un valore aggiunto. E niente raga, mi raccomando al centro. Eccomi qua raga, mi sono riaccomodato al centro e niente, cosa possiamo dire, che Stella è fantastica. Piacerebbe anche a me fare un look del genere e vi dico la verità, non è, cioè, mi è passato anche l'altro giorno per la testa l'idea poi di farlo in modo concreto, di rasare completamente i capelli, solo che poi quello che mi sconvolge è il fatto di farli ricrescere, ecco. E soprattutto chissà se starei bene. Poi anche sempre da poco mi è venuta la fissa di togliere tutte le sopracciglia con la lametta. Però raga, ogni tanto, ecco, io sono una persona un pochino extra, lo sapete. Quindi ogni tanto, ecco, mi vengono queste fisse. Chissà che magari prima o poi non lo facciano. Almeno uno delle sopracciglia lo voglio fare prima o poi nei prossimi 10 anni.
Comunque raga, grazie mille per aver seguito questo video come al solito. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Anzi, ci vediamo col video di venerdì, perché questa volta non esce di sabato ma esce di venerdì. Ciao!